La libertà è il grande tema, mai abbastanza compreso, del cristianesimo ed è anche l'obiettivo comune a cui gli uomini aspirano anche nella nostra società, nella nostra epoca. Ma una certa idea di libertà del nostro tempo spesso finisce per legittimare purtroppo invece dei grandi misfatti. I cristiani sono liberi se seguono il Signore. Ma per seguire il Signore devono sentirsi prima di tutto figli e dunque fratelli di un medesimo Padre. Come Gesù ci ha mostrato nella sua vita terrena, in un confronto sempre più aperto con il Padre, il dialogo tra Gesù e Pietro nella libertà dei figli è proprio un'anticipazione di quella che sarà la scelta di libertà che Gesù farà in totale obbedienza al Padre, consegnando così la sua vita agli uomini, quegli stessi uomini che poi magari lo uccideranno. Dunque è a questa libertà che si dona che siamo chiamati. La libertà vera che sa edificare l'altro e mai farlo cadere. Gesù vive questa umanità pienamente, fino a marcare con gesti concreti la sua partecipazione alla nostra vita. Come avviene nelle questioni delle tasse del Vangelo magari di oggi. Fa sorridere questo aspetto del Signore, ma è proprio questo il messaggio centrale del racconto evangelico di oggi, così inserito dopo una drammatica previsione di morte. Potrebbe Gesù anche non farlo, del resto ha ben altro a cui pensare, ben altra tassa. Infatti pagherà alla morte e al potere delle tenebre. Ma non vuole scandalizzare, ancora una volta resta con i piedi ben piantati in terra. Gesù è un cittadino onesto, non bara, non si dimentica le regole della convivenza terrena. Il suo orizzonte è seguire quanto il Padre vuole operare per mezzo suo per la salvezza dell'uomo. Buona e santa giornata a tutti.